Buonasera a tutti signori e bentornati alla quinta puntata di Special News. Sono qua con i miei due ospiti speciali. Alla mia sinistra Piera, ciao Piera. Ciao. E alla mia destra il grande Mike, ciao Mike. Ciao. Sei un po' spento oggi? Direi. Dai Mike, su. Com'è andata la settimana? Potevo andarmi anche meglio, però non voglio entrare nel dettaglio. Bene, dai, allora partiamo subito. Sono stati 4 giorni molto intensi per i Leoni del Garda, da domenica a mercoledì, dall'Ecco all'Union Clodiense. Andiamo a vedere i risultati e gli highlights. Benvenuti in Foggia, secondo assistente signor Matteo Lauri. Bene, eccoci tornati, ma cambiamo adesso argomento, passiamo a parlare del nostro team di CPS. Ragazzi, come stanno andando queste settimane? Parlatecene un po'. Creato noi e così andiamo avanti con gli allenamenti duri, con gli educatori che ci danno consigli e facendo un po' di riscaldamento e subito dopo la partita per 20 minuti e poi abbiamo anche gli eventi spettacolari che facciamo ogni anno. Mike, invece a te la settimana com'è andata? Raccontaci un po'. Beh, in teoria mi sto preparando per ritornare in forma e basta, solo questo che voglio dire, fare bene quello che mi hanno sempre insegnato e superare le mie aspettative per il futuro, non lo so, e poi il resto possiamo solo aspettare e vedere. Beh dai, quindi voglia di stabilire nuovi record comunque per la tua nuova stagione. Bene, allora andiamo a vedere come sono andati i test match, il servizio. Sabato 26 ottobre il nostro team di CPS senza di me, che gioco è tornato in campo per disputare il primo test match della stagione, che si è svolto a Noventa Padovana, avversari il Verona e fuori gioco e l'Udinese. Nonostante una giornata uggiosa, ha detto Fabio Iacchetti, l'accompagnatore del nostro team di CPS, durante le partite le nostre due squadre si sono distinte con ottime prestazioni, affrontando anche avversari di livello superiore come i fuori gioco di livello 2. Questa giornata, ha continuato, è stata infatti pensata per valutare il livello più adatto di ciascuna squadra in vista del campionato. Il nostro gruppo però ha dato la giusta importanza all'aspetto centrale del nostro progetto, garantirà a tutti, dagli atleti allo staff, un'esperienza piacevole e coinvolgente, tra abbracci, pacche sulle spalle, strette di mano con gli avversari e l'autodeterminazione nella capacità di scelta insieme alla condivisione di momenti comuni come il pranzo al sacco. Il nostro obiettivo, chiude Iacchetti, migliorare continuamente la qualità della vita dei ragazzi e delle famiglie. Ora attendiamo il calendario del campionato che verrà pubblicato a breve e ci vedrà nuovamente impegnati nel girone veneto. Rientriamo in studio, parliamo sempre di prima squadra.
La prossima avversaria affronteremo l'Atalanta Under 23. Squadra ostica. Tosta da affrontare il domenica 3 novembre. Esattamente. Colgo l'occasione per salutare e fare un ringraziamento, non per dedica, un nostro carinissimo, amatissimo, un ex Franci Salò, che è una mia fonte di ispirazione, mi ha sempre ispirato quando giocava, e voglio solo fargli un sincero e commovente gesto per lui, direttamente solo al giocatore, un grandissimo cuore a te Bergo, questo è per te. Parliamo invece adesso di settore giovanile. Ti interrompo Francesco, sì, perché voglio ovviamente parlare del gol del mio carissimo amico Zulberti, che è un mio, che saluto il mio amico Zulberti, che ha fatto il secondo gol nel derby contro il Brescia. Assolutamente. Che sicuramente stava pensando a me quando l'ha fatto, perché ha fatto un tiro per l'incrocio, e quindi mi è sembrato giusto fare i complimenti. Va bene, salutiamolo Zulberti, salutiamo tutta la primavera, tutto il settore giovanile. Ma guardiamo adesso invece i risultati del weekend. Come possiamo vedere in grafica, la nostra primavera è scesa in campo contro la capolista Como, con la gara che si è conclusa 2-1 per i padroni di casa, nonostante la buona prestazione dei nostri verde-blu. L'Under 16 invece ha vinto 3-0 in casa contro la Pergolettese, mentre Under 17 e Under 15 hanno osservato un turno di riposo. Passiamo adesso ai prossimi incontri. Come possiamo vedere nella grafica, questo weekend la Primavera Verde-Blu tornerà a giocare in casa e affronterà la Reggiana, con la gara che inoltre, ricordiamo, sarà trasmessa sul nostro canale YouTube Feralpi Salò TV. Per quanto riguarda invece l'Under 17 e l'Under 15, entrambe le squadre nei rispettivi campionati affronteranno in trasferta il Caldiero Terme. L'Under 16 invece giocherà sul campo dell'Ecco. Bene, eccoci, siamo arrivati al termine di questa quinta puntata. Ragazzi, ci siamo arrivati alla fine, ma prima di salutare, Mike voleva dire qualcosa? Sì, volevo salutare la mia ragazza che mi guarda tutte le sere, non aspetta l'ora che inizia la puntata, e quindi voglio salutarla veramente e dirgli ti amo. E farle gli auguri, mi hai detto. Esatto, fargli gli auguri perché quindi venerdì... È stato il suo compleanno e quindi fa 22. Bene, quindi auguri anche da parte della nostra Piera. Sì. E niente, ci siamo. Ragazzi, un saluto in camera anche voi. Perfetto. Io saluto i miei amici di Bovardo. Io saluto tutti i miei amici di Poncarale, perché sono quelli che amo tantissimo. E non solo loro, ma anche la prima squadra, tutto in genere, e forza Leone de Garda. Sempre, quello sempre. Ragazzi, quindi settimana prossima di nuovo collegati con noi con Special News su Teletutto, canale 16, e adesso il servizio su Cascina San Zago. Chef, 20 anni di antica Cascina San Zago, hai dietro di te un leone fantastico che sa anche un po', rappresenta un po' la tua grinta, dai, com'è questi 20 anni? Vent'anni sono tanti, ma sono anche pochi, quindi è stato un periodo bellissimo della mia vita professionale. Sto vivendo grandissime soddisfazioni date da una grande qualità per la quantità, che è il nostro motto che ci accomuna da tanto tempo. Sono riuscito ad arrivare anche allo stadio come Feralpi Salò, ho cominciato 7 anni fa come fornitore. Sto vivendo adesso un bellissimo rapporto di stima, fiducia e di amicizia, e per la squadra mi sono un po' dedicato. Quando sono seduti ai miei tavoli sono come dei figli, quindi credo sempre che le imprese sportive cominciano anche con il cibo, con l'alimentazione, quindi sto attento a dargli il massimo della qualità di un menù sportivo. Sei appena tornato dall'estero, però hai voluto esserci. Sono arrivato a mezzogiorno proprio di oggi da Singapore, che ho partecipato a un congresso mondiale dei cuochi che si svolge ogni 2 anni. Ho voluto esserci qui perché credo che la mia presenza serva per dare il massimo rispetto al mio cliente, che è la Feralpi Salò.
Siete vissuto anche la Serie B a Piacenza, non è mollato. Quest'anno ripartiamo ancora insieme, hai detto, all'insegna dell'amicizia ma anche della grande professionalità. Sì, con la Serie B è stata una bellissima esperienza, abbiamo dato il massimo perché 120 km all'andata e 120 km al ritorno non sono pochi, portando il cibo e dando il massimo della qualità. Devo dire che adesso siamo tornati indietro, ma credo sempre che possiamo dire noi viviamo la Serie C, ma l'ospitalità della Feralpi è la Serie A.